Dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. Il giocherellone è tornato e in questa serata, siamo nel 25 giugno del 2020, vi fa vedere Heated Barrel, un fantastico sparatutto della mitica TAD Corporation. La TAD Corporation, la famosa la casa di Cabala, la casa di Blood Bros. Questi ultimi due titoli li abbiamo visti ultimamente sul mio canale di Twitch, in live e poi in archivio su YouTube. E poi ovviamente la casa di Legionario e di Toki, ragazzi. Stiamo parlando di una grandissima casa che ha creato dei fantastici titoli e poi purtroppo proprio con Heated Barrel nel 1992 andò a finire, a perire. Non sappiamo per quale motivo, sicuramente forse le entrate all'inizio furono molto esigue, però questa cosa, diciamo, mi sospetta. Per quale motivo mi sospetta? Mi sospetta perché poi Toki, Cabal e Blood Bros ebbero un successo incredibile, forse attuarono delle campagne di marketing un pochettino particolari. Effettivamente erano giochi molto molto diffusi, lo stesso Heated Barrel, diciamo, è poco conosciuto rispetto a Cabal e al Blood Bros, nonché ovviamente al fantastico Toki. La stessa cosa più o meno per Legionario, che poi dopo andremo casomai a vedere. Quindi stiamo parlando comunque di una grande casa, vita breve, però prodotti di altissimo livello. Questo Heated Barrel in realtà riprende il concetto del Far West, che era stato molto molto apprezzato nel mitico Blood Bros, ovvero nel seguito spirituale di Cabal, dove appunto un indiano e un pistolero si univano per fare che cosa, ragazzi? Per salvare il loro territorio. La stessa cosa accade qua, quindi si potrebbe dire che Heated Barrel non è altro che un proseguo del mitico Blood Bros. Quindi, ragazzi, sicuramente vi consiglio di andare sul mio canale YouTube di Twitch, li trovate ancora, andate a cercare su YouTube sul mio archivio, quindi lo troverete credo per tanti altri anni. Potete trovare Cabal, potete trovare Blood Bros e quindi andarvi a vedere questi due titoli e poi ovviamente giocare a Heated Barrel. Va bene, signori, mettiamo quindi qualche gettone, mettiamo i gettoni, ragazzi, guardate quanti gettoni, coi soldi, ragazzi, si fa quasi tutto e i soldi non ve li potete portare nella tomba. Quindi quello che io vi consiglio, ragazzi, di fare è che sicuramente arrivata a una certa età, se non avete moglie e figli, godetevi la vita e spendetevi i soldi. Iniziamo quindi a giocare. Abbiamo messo ben 99 gettoni ed eccolo qua, ragazzi, il pistolero magico. Il nostro pistolero che in realtà si può trasformare, si può mettere in un barile e si può fare esplodere. L'effetto kamikaze. Ecco qua, ragazzi, siamo subito morti in questo Heated Barrel. Sicuramente è bellissimo, le vedete queste stelline? Con queste stelline riusciremo a sparare in due direzioni. Diciamo i controlli lasciano un pochettino a desiderare, quindi potrebbe essere questo il motivo per cui ovviamente questo Heated Barrel non ha avuto questo grande successo. Notiamo che in realtà possiamo anche sparare alle vetrine praticamente, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, guardate qui sopra che cosa sta succedendo. Dal mitico saloon esce veramente di tutto. L'effetto bomba, boom, ecco qua, Heated Barrel, ci mettiamo all'interno del barile e guardate, ragazzi, cosa succede. Abbiamo la doppia stellina, la doppia pistolona, guardate qui dietro, distruggendo i vetri, ragazzi, ci sono dei nemici. La cosa simpatica di Heated Barrel è che in realtà noi non possiamo anche evitare di distruggere i vetri, ma in realtà, ahiaiai, ragazzi, un colpo di pistola, continuiamo quindi a combattere, ragazzi, i mitici, ed eccolo qua, ragazzi, il messicano, guardate qua, il messicano con queste palline, che ovviamente ci manda, ci ricorda molto Gunsmoke, ragazzi. Gunsmoke, il mitico titolo della Capcom. Stai fermo, mani in alto, criminale, ragazzi. Guardate, ovviamente, certamente molto molto più facile del mitico Gunsmoke. Guardate l'energia del mitico messicano. Il messicano non ce l'ha fatta più, gli esplodono le mutande, perché all'interno delle mutande aveva una mitica dinamite. E siamo pronti ovviamente per il secondo stage. Il nostro mitico coso. Ahiaia, ragazzi, un'ascia proprio sulla capa. L'ascia ora doppia. Andatevela a vedere, ragazzi, il film con Totò l'ascia. Ah, ragazzi, un'altra ascia in testa, il mitico l'ascia ora doppia con Totò, che in realtà lui fa la parte. Eccolo qua il Gasmizzone, si parla di Totò, ragazzi, arriva il Gasmizzone adora molto, voi sapete, Totò, e quindi consiglio al Gasmizzone di andarsi a vedere, soprattutto se il Gasmizzone ha Amazon Prime, quindi se non paga le spedizioni con Amazon, e quindi gli vengono regalati anche i mitici film, la mitica musica. Gli consiglio sicuramente di andare a vedere il film Lascia Raddoppia. Infatti devi sapere, su Amazon Prime, caro Gasmizzone, io ho trovato
tantissimi film di Totò, e questo film è molto bello perché praticamente lui ha una figlia segreta e lui in realtà è veramente bravo, diciamo, partecipa a questo incredibile. Certo che vado a continuare, fammi continuare, pistolero. Boom, ragazzi, mi sono trasformato nel Heated Barrel. E quindi che cosa va a fare praticamente questo mitico Totò? Partecipa a questo, diciamo, a questa trasmissione col mitico Mike Buongiorno, appunto, il mito, e boom, ragazzi, Heated Barrel. E quindi viene attaccato da alcuni malavitosi che ovviamente li vogliono sfruttare. Per le sue competenze. In realtà lui tiene questa figlia segreta che cerca di proteggere. Molto molto bella la storia, di dire la verità. Sono quei film di altri tempi dove, appunto, ecco qua, film che a Gasmizzone, ovviamente, che adoro, una persona Gasmizzone, un vero e proprio nativo taurino, su cui ovviamente ci vuole una grande base, una grande fedeltà familiare, ma guai a deludere. Comunque, ragazzi, un nativo taurino, attenzione, non lo deludete mai, perché i nativi taurini sono fatti per le cose naturali, per le cose essenziali. Loro lavorano, poi vogliono godere le cose elementari, le bellezze elementari della vita, tra cui appunto anche la famiglia, la tranquillità nel mangiare, nel dormire e nel divertirsi. Quindi direi che proprio il film Lascio Raddoppia per il Gasmizzone è veramente uno dei titoli, secondo me, più belli, uno dei film di Totò più belli, molto molto etici, quindi l'ho visto questo film, mi piacciono i film di Totò, e in Italia non c'è più, purtroppo, grande grande Totò. Chiodatis, ragazzi, è arrivato Chiodatis, in questo è Heated Barrel. Allora, ragazzi, siete arrivati dopo, e allora il vostro amico, il giocatore Rellone, vi dice di nuovo che cos'è. I Dead Barrel non è altro che un altro progetto della TAD Corporation, è l'ultimo progetto della TAD Corporation. Che cosa vuol dire? Perché ultimo progetto? La TAD Corporation, dopo i Dead Barrel, andrà a perire. Uno dice, ma giocherellone, ma chi è questa TAD Corporation? La TAD Corporation è la casa di Cabal, quindi la casa di Cabal, mamma mia ragazzi, l'indiano dalla bocca d'acciaio. La casa praticamente di Cabal, la casa di Blood Bros, la casa addirittura di Legionario, che poi vedremo, ragazzi, è la casa anche di Toki. Ve lo ricordate? Toki. Ebbè ragazzi, il mitico Toki lo scimmione, Toki colui che voleva salvare la donna che era stata rapita dal mago cattivo. E qua, mamma mia ragazzi, dobbiamo dire la verità, è qualcosa sicuramente di simpaticissimo questo tocchione, praticamente questo tocchione è la tecnica dell'Heated Barrel, che in realtà non funziona con l'indiano, che prende fuoco per sua stessa mano. C'è proprio una puntata di Ken il Guerriero dove si dice proprio morirete per vostra stessa mano, quindi la TAD Corporation va a morire. E quindi, ragazzi, ovviamente nasce spontanea la cosa, ma questo Heated Barrel, allora, se già in Cabal, se la casa chiusa, il bordello è chiuso, allora se già praticamente Blood Bros è il seguito spirituale di Cabal, questo Heated Barrel è il seguito di Blood Bros, visto che si utilizza praticamente un cowboy e un indiano, perché se giocate col secondo personaggio potete giocare proprio con l'indiano. Ed effettivamente, ragazzi, credo che nelle intenzioni dei mitici programmatori della TAD Corporation, credo che ci sia stata proprio questo, cioè il fatto, ragazzi, i porci sono anche presenti, ecco qua il porco grigio, quindi ragazzi è veramente, come potete vedere, proprio il seguito di si potrebbe dire proprio il seguito, anche se non viene riferito questo all'interno del flyer, è proprio il seguito delle ragazzi, ecco qua, mi trascuomo in un bidone, è proprio il seguito di Blood Bros. Ovviamente, se vi siete persi, ragazzi, Blood Bros, Vi consiglio sicuramente di andarlo a recuperare, ragazzi, i mitragliatori pazzi. Guardate un pochettino, Sunset Rider più Blood Bros. Sunset Rider è fatto dalla Konami, quindi non potrebbe essere il seguito, tranne ovviamente se ovviamente la Konami avesse dato licenza il Sunset Riders, a parte che poi dopo in Sunset Riders sono tutti quanti pistoleri. Beh, comunque ti farò vedere anche un gioco inerente fatto dalla Konami, che in realtà è il prequel, si potrebbe dire, di Sunset Riders. Hai già capito ovviamente quale, ma poi te li faccio vedere i giochi di tutti quanti i giochi della Konami, perché ragazzi sul canale del Giocherellone non solo vedete i giochi del presente, ma vedete anche i giochi del passato. Guardate il pistolero e guardate chi c'è, ragazzi, il vichingo praticamente, ecco qua ragazzi, vado qui a fare l'effetto esplosivo, cerco di attaccare, mamma mia ragazzi, il prigioniero dal naso gigante. E c'è un detto che dice: di chi naso abbonda di pene sfonda, ragazzi. Noi non sappiamo se questo detto sia veritiero, però intanto ovviamente la vasodilatazione quella è, guardate qui sopra che cosa vado a fare. Ho attaccato il prigioniero, che diventa un angioletto e se ne va. Intanto veniamo attaccati anche dagli orsi, perché ragazzi nel vecchio West c'erano anche gli orsi, missili addirittura teleguidati. La cosa simpatica, ve l'ho detto, che
però qualche cosa l'hanno presa, sì, qualche cosa da Sunset Riders. Beh, sicuramente l'ambientazione sicuramente di tipo ovviamente western. Vedi Gasmizone, che cosa vado a fare? Io posso anche evitare di attaccare i vetri, però se vado ad attaccare i vetri, dietro al vetro c'è qualcuno, quindi vado a vedete il porco grigio, praticamente il porco grigio che era già presente in altri titoli della TAD Corporation, ovvero proprio in Blood Bros, ragazzi, è veramente bellissimo. Guardate l'indiano che salta dappertutto, cerchiamo ovviamente di cercare di attaccare questi pistoleri che si mettono con questa pistola praticamente in mano. Attacchiamo anche il mitragliatore pazzo, ragazzi, questo è proprio pazzo, guardate, faccio un effetto barile e infatti da qua si parla di Heated Barrel, ragazzi, il gioco che sicuramente fa per voi. Sono veramente un pistolero incredibile, ragazzi, i doppi bomboloni che appunto vengono qui sopra buttati. Attenzione a questa lapide, ragazzi, che cos'è? Esce il falco di Ghost and Ghost, Ghost Town City Mall. Perfetto, arriviamo all'interno della città qui abbandonata, vedete ragazzi, ci sono veramente, c'è di tutto e di più, addirittura un quadro, guardate qua, l'unicorno, il minotauro, ragazzi, i fantasmini, guardate, il re fantasma che ovviamente cerca di leccarci, ecco qua, la vecchia donna che forse faceva il mestiere più antico del mondo un giorno e oggi fa la strega, praticamente, vedete ragazzi, dobbiamo attaccare il fantasmone, addirittura è indiavolato anche il leone, la statua appunto del leone. Attacchiamo, ragazzi, guardate qua il fantasmone cosa va a fare, guardate la faccia di slime, e attacchiamo anche la vecchia e abbiamo completato anche questo stage molto veloci, molto gioco veramente molto simpatico, e questo ragazzi il gioco che sicuramente fa per voi per questa serata, perché il giocherellone mi fa vedere videogiochi più quelli del passato e del presente, quindi non solo i giochi moderni, addirittura lo special move. Ah ragazzi, appena ho preso ovviamente lo special move sono stato quindi attaccato, guardate l'effetto bug, c'è un pallino praticamente qui sopra sullo schermo che ovviamente voi sapete col giocherellone, ragazzi, si va praticamente a cercare i bug praticamente all'interno di questo gioco, guardate il porcellone qui sopra e attacca. Ah ragazzi, veramente distrutto mia, pure a quell'altro gioco su West, dove si gioca in verticale, si spara con tre tasti a sinistra, a destra e centro. Quel gioco sul West, il ricordo il nome, non riesco a descriverlo bene. Sì, ho capito, caro Gasmizone, mi devi dire il titolo, perché effettivamente mi hai messo una grande curiosità. Tu lo sai, il giocherellone è drogato e dipendente dai videogiochi. Ognuno ha dossieri legal chess ADR. Ragazzi, è successo qualcosa in Heated Barrel, ragazzi. In Heated Barrel, se è successo veramente tutto e di più, si è bloccato il gioco. E allora il giocherellone adesso va a fare una bella cosa. Cambia praticamente il pulsante qui, ragazzi, andiamo a cambiare ovviamente il pulsantoni, e quindi che cosa va a fare? Mi va a mettere come il secondo giocatore avvio questo, come il gettone del secondo giocatore praticamente qui sopra, ragazzi, e va a cambiare i comandi, ragazzi, perché il giocherellone è fatto così, vi fa vedere i videogiochi più belli del passato e del presente e cerca sempre di farveli vedere bene, ragazzi. Non sappiamo veramente cosa sia successo, forse abbiamo avuto un sabotaggio, ragazzi, da parte di che, ragazzi, non lo sappiamo, forse da qualche altro streamer, non possiamo sicuramente immaginare tutto. Andiamo a inserire sicuramente qualche gettone, anzi ragazzi dobbiamo fare, questa è una cosa molto particolare in questo gioco, gettone 1, ecco qua ragazzi, perfetto ragazzi, e possiamo adesso cercare di capire come appunto giocare, ragazzi, questo Heated Barrel, ragazzi, il gioco più bello del mondo, questo Heated Barrel, un titolo della TAD Corporation, però adesso come giochiamo, ragazzi, avete capito bene, andiamo a giocare proprio con lui, praticamente col mitico polpettone, praticamente col polpettone, però non me lo fa giocare, perché non me lo fa giocare il polpettone, ragazzi? Perché è fatto così praticamente, col polpettone non riesco a giocare, forse devo mettere solamente il primo tasto, ragazzi, vediamo un pochettino se riesco, quindi da questa parte qua andiamo a premere ovviamente start e vediamo cosa succede in questo, eccolo qua ragazzi, il mitico indiano, quindi col mitico indiano andiamo ovviamente ad attaccare tutto quello che possiamo. Il mitico indiano ovviamente utilizza delle asce al fine di combattere con noi, vedete ragazzi cosa succede, asce veramente che vengono buttate a una velocità anche superiore a quelle là del mitico ovviamente pistolero. Sicuramente l'indiano era anche presente in Blood Bros, solamente che non giocai con l'indiano. Togliamo questa freccia perché distrugge quella che il nome è Gunsmoke. Ah, Gunsmoke della Capcom, certo, è bellissimo. Sono quei giochi da Far West veramente belli, stupendi, devo dirti la verità, che hanno fatto veramente la storia del videogioco. Guardate qui ragazzi che cosa succede con questi esseri che ovviamente escono dappertutto dal salone praticamente, guardate queste finestre, distruggo le finestre e trovo sicuramente indiani a tutta forza, indiani pistoleri, che ovviamente è più vecchio, sì è vecchissimo, ma poi te lo porto Gunsmoke, anche se vorrei portarti un Gunsmoke
un po' cheatato, perché io giocai già a Gasmoke sul mio vecchio canale, caro Gasmizon, però effettivamente era molto molto difficile. Guarda qua il messicano, il messicano che cerco ovviamente di attaccarci. Dobbiamo evitare sicuramente i colpi del messicano, ragazzi, perché i colpi del messicano fanno effettivamente molto molto male. Guardate qui, schivo tutto quello che c'è, e il messicano, ragazzi, che cosa, una bomba praticamente, una bomba che ci lancia, che ci lancia il messicano. Ve lo ricordate il mitico, ve lo ricordate quel commentatore che tra il messicano, vedete, ha praticamente la dinamite nelle mutande, gli esplodono le mutande. Questo non lo conoscevo, grazie a te sto scoprendo tante, stai scoprendo dei titoli incredibili. Addirittura lo stesso Chiodati, se non conosceva, ragazzi, Hidden Barrel, un gioco che, ripeto, va a chiudere la storia della TAD Corporation, una casa che è durata poco, ma ha creato prodotti di qualità. È un pochettino come i rapporti carnali, meglio quei rapporti carnali, ovvero anche rapporti amorosi o amicali, che durano poco, ma che poi, ragazzi, tecnica ovviamente della barrel, ovvero del bidone, del barile, si mette nel barile e ovviamente fa l'effetto kamikaze. Ragazzi, andatevela a vedere ogni tanto il film Bomber, andatevela a vedere il film Bomber, dove trovate un Jerry Calà che fa veramente ridere, un Jerry Calà, ma trovate anche il mitico Giorgione, attore che fa appunto la parte di Giorgione, che muore prima del tempo, voi lo sapete. Poi muore Bud Spencer, Jerry Calà è ancora vivo, la mitica Gigia, e c'è ovviamente il Cagliaritano Piddu, ragazzi, il Cagliaritano Piddu, che forse ha conosciuto anche lo stesso Gasmidon, perché Gasmidon è più o meno di quei posti là, e di quei posti là ovviamente dell'isola, della grande Sicilia, ragazzi, la bellissima Sicilia. E poi, ragazzi, andatevi a vedere anche, secondo me, un film che vale la pena sicuramente di essere visto, è Mary per sempre, poi Ragazzi Furi. Poi in realtà io adoro Gunfight, ancora più perché addirittura Gunfight, qui mi stai proponendo, caro Gasmizone, dei titoloni, ah, guardate il cornuto, l'animale qui cornuto che va a fare la tecnica ovviamente del toro, ragazzi, toro cornuto. E si potrebbe dire, ragazzi, che questo torello ovviamente è impazzito, e forse il torello, ecco qua, ragazzi, per questo anche non dovete mai far arrabbiare un nativo zodiacale del toro, perché veramente vi carica a testa bassa, soprattutto se lo andate a toccare nella sua ovviamente tranquillità. E su questo ovviamente, per questo ovviamente, segno zodiacale di mezza primavera si chiama toro per questo motivo. In realtà alla base c'è ovviamente sia una parte del comportamento dei nativi, ma da un'altra parte c'è anche ovviamente l'elemento della costellazione. Come sapete, all'inizio l'astrologia nasce con l'astrologia delle costellazioni e poi si evolve in astrologia dei segni, ovvero stagionale, per rimanere in tema di queste. E beh, certo, no, ma non poi te lo porto quel gioco, figurati, te lo porto il tuo amico giocarellone. Mamma mia, ragazzi, guardate qua il giocarellone che cosa va a fare, è incredibile questo titolo con l'indiano, guardate l'indiano, addirittura il nasone, poi ti deve portare ancora i giochi di Asterix. Tu sai che praticamente è morto uno dei creatori di Asterix, ovvero il disegnatore Asterix, infatti fu inventato da due francesi, uno disegnatore, un altro scriveva le storie, e quindi dobbiamo sicuramente ricordare questo grande capolavoro, ragazzi, dove appunto c'è questo, ovviamente sono questi ovviamente galli che cercano di resistere al dominio romano. Mamma mia, ragazzi, pochi anni sono passati ovviamente dalla storia di Roma, ma guardate ovviamente come le generazioni si sono evolute o involute. Anche quell'altro con il treno da difendere, ma non riesco a raggiungere i tasti. Ho capito quello là col treno da difendere, il mitico, ho capito qual è, ma quello te lo porto, quello là della Konami, ragazzi, facciamo l'effetto barile, ma in realtà col mitico, mamma mia, ragazzi, questo qua, guardate qui sopra che cosa succede, cerchiamo ovviamente di attaccarlo, questo vedete, ragazzi, si difende addirittura con queste tre palle, l'uomo dalle palle magiche, addirittura, ragazzi, è arrivato anche il mitico Western, praticamente, vedete, ragazzi, cerchiamo ovviamente di attaccarlo a tutta forza, vediamo un pochettino se riusciamo ovviamente a difenderci, ragazzi, qui in realtà giochiamo con due personaggi insieme, è incredibile, ragazzi, tutte e due insieme, appassionatamente, ho usato un doppio cheat, quindi in realtà, ragazzi, combattiamo con il nostro praticamente doppio amico, questo perché ho messo praticamente i tasti uguali, ecco qua, ragazzi, il problema è che il gioco dopo un po' dà errore. Sì, ragazzi, avete capito bene il giocherellone, quindi fra poco vi riporto un altro gioco, Hidden Barrel, ragazzi, il gioco che dovete provare, soprattutto se amate la TAD Corporation, provatelo, un gioco molto corto, ogni tanto dà errore su alcuni sistemi di emulazione, però per il resto non è stato mai convertito per nessun sistema. Volevo proprio farvelo vedere per qualche minuto, perché ovviamente va a chiudere la serie degli sparatutto della TAD Corporation, però adesso ovviamente vi metto un altro videogioco, perché sicuramente non è che finiamo ovviamente la serata così. Gunfight è una serie che è molto divertente, e sono convinto che sarà anche più bello di alcuni titoli fatti male nella futura PS5. E beh, alla fin fine bisogna vedere il divertimento del gioco, anche se sicuramente l'occhio vuole la sua parte. Non so, caro Gasmizon, se ovviamente le nuove generazioni possano godere di un titolo del genere, però sinceramente a me piace.
piace, nel senso mi piace alternare momenti di vecchio gioco, gioco a volte semplice, gioco a volte difficile, con momenti sicuramente con giochi più complessi anche graficamente. Per esempio oggi ho giocato a Colin McRae Dirt, devo dire la verità, fantastico titolo, però è normale che è un gioco di corse in 3D e quindi è logico che forse può essere apprezzato meglio sicuramente dalle vecchie generazioni, ma anche dalle nuove, che ovviamente possono cercare un realismo, mentre invece esistono tanti giochi bidimensionali, e poi ve li farò vedere con visuale addirittura dall'alto, ovvero a volo di uccello, che sicuramente vi possono affascinare. Va bene ragazzi, per quanto riguarda Heated Bar, l'ultimo titolo della TAD Corporation, la casa di Cabal, di Blood Bros, del mitico Toki, nonché del legionario, è tutto per il momento, ma torno tra pochi minuti con un altro fantastico videogioco, perché sicuramente la parte iniziale della serata del giocherellone non si ferma qui, quindi volevo farvelo vedere giusto per chiudere ovviamente il concetto degli sparatutto della TAD Corporation. Ci vediamo tra pochi minuti, ciao a tutti dal vostro Giocherellao.